Bella. Recensione di Breaking Bad. Mini recensione di Breaking Bad. Mini preambolo. Allora. Dobbiamo fare un preambolo? Sì, dai. Ah sì, possiamo dirlo. Jane non è il personaggio migliore di Breaking Bad. Mi ha succhiato il cazzo per della Matt. No, scherzo, andiamo avanti. L'attrice di Jane. Certo, sì. Lei, però, chiaro, lei. Allora, praticamente, Breaking Bad... Serie maestosa che è un po' overrated, come ovviamente tutti i prodotti pseudo mainstream che hanno una fanbase di un certo tipo, però non è... Esatto, cioè ha uno stuolo di fanboy che magari te la fa odiare, però... Però non è come tanti altri prodotti, soprattutto nel mainstream esatto. Generale, che vengono osannati, fan cagare. Questa qui, per quanto venga osannata, comunque tranquillamente top 5 serie tutti esatto, i tempi. Assolutamente. Anche top 3, poi Io direi top 3. Non saprei top 3, sì. Magari non, sì. Non top 1, no, top però... 1. Top 3, sì. Top 3, sì. Perché... Oltre, vabbè, alla sceneggiatura scritta da Dio, perché secondo me c'è fila alla grande tutto. La recitazione, vabbè, raga, di che stiamo parlando, Bryan Cranston è mostruoso. Esatto. È una delle poche serie che è stata scritta dall'inizio alla fine, tutta, per essere esattamente così. Non ha subito, che ne so, cancellazioni, vero. Ritardi, aggiunte di stagioni forzate a caso solo per allungare il brodo. È finita esattamente nel punto in cui doveva finire. Perfetto. È andata esattamente come voleva l'autore all'inizio, prima di iniziare a girarla. Era già stato stabilito che doveva andare così, perché è tutto perfetto al millimetro. Ci sono troppi collegamenti dalla prima alla quinta stagione, tra la seconda e la quarta, tra la terza sì, e sì, la perfetto, seconda. Perfetto. È veramente tutto perfetto, tutto incatenato da Dio. Non ha stronzate, non ha magari qualche minimissima sbavatura qua e sì, là, ma proprio minima percettibile. Esatto, per il resto non ha puttanate, i personaggi sono scritti da Dio, sono granitici, ogni scena, ogni situazione è scritta e interpretata e messa in scena da Dio in modo granitico. E dunque è una serie che resta coi piedi per terra, non ci mette puttanate, né dal punto di vista della credibilità, nel senso non è una serie che parla di... vampiri, viaggi nel tempo, supereroi, sì. È tutto realistico. E soprattutto anche nella realtà non c'è niente di forzato, non c'è niente di che magari vedi che un personaggio reagisce in modo forzato, no, che è dici tutto questo però credibile. magari è un po' forzato, che lui abbia detto quella cosa, che abbia comportato, si sia comportato così. È tutto credibile, è tutto perfettamente liscio, perfetto e plausibilissimo, e nonostante questo non è noioso, cioè mette in scena la vita reale, la vita Vero, vero. vera, senza annoiare, risultando sempre interessante con la regia, con un'estetica che, ok, non è l'estetica Beh, della Madonna, però comunque la anche se fotografia è ottima, esatto, la secondo me. fotografia è ottima e comunque ha stabilito dei canoni un Sì, po' alla sì, fotografia, quel filtro giallo che associano sempre a Breaking Bad. Quando si parla di droga, tipo i film Smetto Quando Voglio in Italia, che parlano di questi che fabbricano la droga col filtro giallo, è un palese riferimento narrativo ed estetico a Breaking Bad. Quindi anche Sì. Ma guarda, l'estetica. l'estetica di Breaking Bad è una bomba, comunque. No, è una bomba, nel senso, non è a livelli di magari, che ne so, Game of Thrones Beh, o oddio, vabbè, ma dipende cosa parliamo di fotografia qui. Vabbè, ma no, di estetica in generale. Nel senso, è una serie generale. che proprio per Boh, natura stessa ma non si l'estetica di. basa Ma tanto secondo me, guarda, sull'estetica, perché mette l'estetica. in scena la vita Ma vera, quindi secondo non c'è. me l'estetica di Breaking Bad è meglio di quella di Game of Thrones. Per il semplice fatto che Game of Thrones è una. Per chi mi segue sa che è una serie che mi piace un casino. Però. La fotografia di Game of Thrones non è. Cioè, la qualità della fotografia non è dettata dalla bravura del regista, Ma da quello che ripre da ma da quello quello che che riprende. Invece Breaking Bad è il contrario, perché comunque i luoghi di Breaking Bad sono tutt'altro che caratteristici o cose veramente mai viste. Però la fotografia è, secondo me, è perfetta. Ok, sì, ho capito Quello quello che dico. intendi. Beh, sì, da questo punto di vista, in effetti, sì, Sì, ha poi c'è quella senso. scena che non so se ti ricordi, cos'è, sono tipo distesi sulle sdraio, Walt e Jesse, che guardano tipo il tramonto. Ah, sì. Quella lì, quella scena lì ha un'estetica Io assurda. ho il poster 3D in camera di quella scena lì. Devastante, ha una fotografia mai vista lì, veramente, no, mai vista no, però una fotografia veramente Sì, assurda. assurda, E poi devastante. Breaking Bad, per tutto, per il lato tecnico, beh, anche ovviamente recitativo e tutto, però per il lato tecnico è tipo 10 spanne sopra la media della serie TV.
Sì, anche sì, di più di 10 spanne. Assolutamente. E questo rende una delle migliori serie mai create, Esatto, tranquillamente. tranquillamente. Che insomma, nel senso, è stata molto fanboyata. Sì, E senz'altro. quindi uno magari vede il fanboismo, poi la va a vedere, si aspetta chissà cosa e dice: ok, ma è solo. Cioè, è una storia comunque semplice. Sì. Che non è che ci sono puttanate assurde, cioè cose della Madonna, che ne so, che come va di moda adesso, che nella terza stagione si scopre che era tutto un sogno del cane, sai, questi plot twist assurdi che piacciono tanto ai fan di Nolan, sempre Boh, però i ovviamente. plot twist fatti No, bene ci plot stanno. twist ci sono, però non quelle robe, sai, sconvolgenti che ti vanno a modificare tutto quello No, che hai visto finora. ma dico, Non... anche quelli sconvolgenti, se fatti bene, ci stanno. Non quelli di No, Nolan, quindi, sì, però chiaramente. voglio dire, Breaking Bad non è una serie No, no, che vabbè, punta su queste cose ma che vanno perché tanto di no? moda adesso, e quindi uno magari la vede e dice, vabbè, sì, è carina, Beh, però... oddio, nel suo piccolo ci sono dei plot twist veramente pesanti, comunque, in Breaking Sì, Bad, eh. però non su quello stile che va di moda Vabbè, ma in una adesso. serie realistica non è che puoi fare un viaggio nel tempo che scopri che Walt è un rettiliano di Appunto, Okan. Cioè. mentre adesso va di moda così, cioè adesso sembra che per fare una cosa figa devi fare Sì, è una cosa vero. sopra le righe per forza. Invece Breaking Bad è Beh, proprio il sì. classico esempio di narrazione perfetta su qualcosa di Sì, ma conta plausibilissimo. che quando è uscito Breaking Bad non c'erano i canoni delle serie che ci sono adesso. Appunto, E il appunto, mercato era anche diverso, appunto, appunto. cioè nel 2008, minchia, è una vita fa, Cioè, ma nel 12 2000, anni fa. tipo le serie d'autore, chiamiamole così. Cioè, alla fine, in quel periodo lì erano usciti solo i soprano di serie d'autore. Più o Boh, meno. è Lost. E lo. Vabbè, Lost non Twin definirei Peaks. serie Twin d'autore. Peaks. Vabbè, Twin Peaks Serie non la d'autore. considero Dio, è serie una Twin serie Peaks. d'autore. Twin Peaks non è una serie d'autore, è semplicemente il prodotto più geniale mai creato da un essere umano. Semplicemente, no? No, Ok. cioè, io no, tipo, quando faccio top 3 serie, alla fine c'è tipo il. È come. Ti spiego, cioè, tipo, ipoteticamente, i Soprano e Lost Breaking Bad sono praticamente i tre fratelli che devono diventare re e quindi lottano. E c'è Twin Peaks, che è il dio che li guarda lottare e ride. Questa è proprio l'analogia perfetta per dire come Twin Peaks e come sono le altre serie. Ok. Ma non sono totalmente d'accordo. Sì, Twin Peaks è proprio il prodotto più geniale mai creato. Boh, sì. A livello di serie sì, e si gioca anche con moltissimi film, Adesso ti secondo faccio un me. altro paragone. Non Cioè, ci lo vedi credo. io così come sono qua? Sì, lo Ecco, vedo. con le gambe larghe, no? Sì. Vedi qua, una testa che c'è qua? È David Lynch, che me lo sta proprio Ma succhiando. vai a cagare, brutto coglione. Che cazzo dici? David Lynch, porco Dio, cioè, è la più grande mente del cinema della storia, porco Dio, David Lynch, è un dio. Sì, dopo l'omino Ma bianco e vai, ma basta ce l'hai vedere. con Lynch perché non capisci i suoi film, porco Dio. No, questo è tipo quello che dicono i fan di Nolan. No, comunque, no, vabbè, ci sta che non ti piaccia Lynch. È molto, molto particolare la roba che fa Lynch. È legittimo che non ti piaccia. Sì. Però non puoi dire che non è geniale. Perché ha avuto delle Posso trovate nei dirlo? suoi film. Posso Non puoi dirlo! È una dirlo? cazzata per Posso, sé. ma Cioè, posso dirlo? puoi dire per una Posso dirlo? cazzata. Non è geniale? È Non è geniale. geniale? Puoi dire. Po posso. Posso Non dirlo? puoi dirlo. L'hai detto ormai, però è una cazzata, oggettivo. Non Oh, parliamo di Lynch. rischio qualcosa se l'ho detto? Beh, ora come ora no, magari domani, quando esci di casa potresti. Beh, Lynch, secondo Beh, tu me... puoi dire quel cazzo vuoi di Lynch, ma non puoi dire che non è un genio nelle roba che fa, perché ha avuto delle trovate geniali nei suoi film e in Twin Peaks Dimmene una. Dimmene soprattutto. Cosa dimmene una? Ma una. cosa fai? Non c'è la radio, che cazzo fai? Tipo, Dimmene... dimmi tu una persona umana con un. Non dico, non citiamo il quoziente intellettivo perché la fishbowl a 130 ed è una bruciata. E io ho poco sopra la media quando in realtà sono un genio. Però comunque non citiamo quello. Però una persona umana nella media o anche leggermente sopra la media non gli verrebbe mai in mente nella storia della sua esistenza di Cosa? Boh, fare un film come Eraserhead. Mai. grazie, anch'io faccio un film a luce. Vabbè, che cazzo c'entra? Stavamo parlando di Breaking Bad. Allora, Ma Breaking sei Bad è una tu serie che della ti. Madonna. Breaking Bad è una serie della Madonna, superiore anche a Twin Peaks. Ciao. Ecco, no! Allora, Breaking Bad, stanno dicendo che comunque Breaking Bad è assurda per questi motivi qui, credibile, e questo è il suo punto di forza, la credibilità, non è mai stata forzata, la regia è veramente ottima, fotografia ottima, esteticamente niente da dire, Esatto. recitazione, vabbè, Bryan Cranston, Allucinante, e Jesse anche, da uno quel dei che mi migliori riguarda. attori mai visti in una serie TV.
Jesse, bravissimo anche lui, inferiore a Bryan Cranston a Ron Paul. Però io non direi neanche sì, tanto secondo inferiore. Me sì, secondo leggermente inferiore. Leggermente, non troppo. Comunque in generale tutti gli attori, anche quella puttana di Skyler, comunque l'attrice è brava. Sì, molto brava. E anche quella di Jay non è male. No, un attore che è molto Hank, underrated, quello di Hank. Madonna, Hank, è allucinante. Hank è un personaggio allucinante. Sì, ma come personaggio generale, secondo me Hank è il personaggio meglio scritto di tutta la serie. Anche secondo me. Anche secondo allora me. Io mi dispiace, allucinante. In Breaking Bad non puoi tifare per Hank perché uno è uno sbirro, quindi default. Poi perché tutti immedesimi con Walter, quindi ovviamente sei contro Hank, sì, diciamo. Ovvio. Però è il personaggio meglio scritto, della Madonna. Ha una storia, cioè veramente da quando compare la prima volta a quando compare l'ultima è perfetto. È perfetto, veramente. Cioè uno dei pochi personaggi di storia serie TV che è scritto perfetto dall'inizio alla fine. Verissimo. Che resta coerente con se stesso, non cambia mai. Ha reazioni umane. Sì. E che reagirebbe, cioè un agente di quel tipo, cioè è un agente di polizia americano che è scritto perfettamente, che tu capisci subito che personaggio è, che tipo di uomo è, sì, associ perfettamente a un tipo di persona corrispondente al reale, al vero. E un tipo di persona di quel tipo lì reagirebbe esattamente così a delle situazioni del genere, sì, come infatti, quelle che passa lui. L'umanità, di secondo esatto. me, la parte umana di Breaking Bad è curata in un modo assurdo, è esatto. veramente perfetta. Esatto, la psicologia umana lì è proprio sì. capita al 100%, rispettata, messa in scena da Dio. Sì, poi ovviamente allora ci sono delle criticità di Breaking Bad, cioè, secondo me sono più che altro... Non sono delle criticità vere e proprie, perché comunque recitazione, sceneggiatura e regia non si può dire un cazzo. Però l'unica cosa è ogni tanto l'eccessiva lentezza di alcune sequenze. L'unica cosa che secondo me si può imputare a Breaking Bad, essendo imparziali. Io... Ma anche, non è un difetto. Anche riguardandola non ho notato lentezza. Non è un difetto, alla fine io ci quelle sta. Che gli altri reputano lentezza, io le reputo... ritmi giusti per la narrazione di quel ma tipo. Ma è funzionale la narrazione, funzionale, però esatto. Comunque a me ammorba la lentezza, tipo quando lui pensa, quei momenti lì, momenti un po' però comunque è una cosa personale, sì. Ed è, penso, uno dei pochi difetti, la lentezza, è l'unico difetto che non è campato per aria di Breaking Bad, perché tutte le altre cose, sì, che uno può criticare sono cazzate. Io ho letto tanti, perché io sono anch'io. Aperto comunque a opinioni altrui, e dico, ok, vediamo uno a cui non è piaciuta, cosa ha da dire, ok, sentiamo cosa ha da dire. Nessuno ha dato un'argomentazione, ma nessuno. Ci fosse uno che... Ma perché non c'è un'argomentazione? Cioè, oltre alla lentezza che uno può apprezzare o no, non ci sono argomentazioni sensate per dire una cosa del genere. No, esatto, cioè... Nel senso, io dico magari, ok, mi apro a un'opinione diversa e dico, magari riesce anche a convincermi, a farmi notare cose che magari, difetti che non avevo notato. Oh, sparano cose che sono puttanate, ma che sì, proprio assurdo. Dico, io cerco anche di capire il loro punto di vista, ma sono puttanate. Sì, oggettivamente sì. Sono puttanate. Ok, un difetto che potrebbe essere effettivamente è tipo che un po' scorre leggermente a vuoto nella terza stagione. Certi episodi della terza stagione sono leggermente fiacchi, un po' allungati, ma non niente di eccessivo, niente che ti faccia dire, oh, che difetto gigante, no, la terza stagione gigante. È lenta più delle altre. È un difettino. Sì, ha dei punti che sono leggermente un po' più allungati, sì, però niente di che. Difettini. Esatto. Comunque ci sta una bomba, è una top 3 serie di sempre. Esatto, bella. Bella.